tornati in un nuovo video o anche sul mio canale. Volevo mettermi un altro rossetto, ma mi sono scordata. Quindi adesso andremo a metterci semplicemente, anzi no, andiamo a fare come fanno come i trend quelli, no? Che si mettono il blush, che è una scusa in più per finire questo coso che odio. Fantastico blush. Dio, sta anche per puzzare. Forse è venuto il momento di buttarlo. Oh, meno male. Vabbè, come io non lo so fin dove. Ma può essere che è successa sta cosa? Mo che ci sto a pensare. Perché allora, guardate, no? C'è questo spazio. Però, se voi vedete, cioè, questo coso non arriva fino in fondo, arriva fino qua. Quindi forse il perché sembrava che stesse finendo è questo. Madonna, giù, ma sei un genio. Ah, eccolo. Ecco qua. Mettiamolo sopra. No, non mi voglio rovinare la base. Vabbè, però insomma ho scoperto sta cosa. Quindi vuol dire che non sta finendo. Allora, e poi mi ci metto questo che io adoro, però forse è troppo aranciato. Allora ci metto questo che pure adoro di Essence, però questi sono quelli vecchi, eh. Quindi adesso il pack è leggermente diverso, però la formula è sempre buona. Beh, come si fa a spendere 20 euro cioè, per un gloss? Boh. Sarò che io proprio non lo so, non lo so. Allora, oggi special edition, ho ancora il trucco del video precedente, ma vi voglio mostrare prima di tutto questa palette nuova che ho preso su quel. Aspetta, ma io non mi sono presentata. Poi la gente dice: ma io non so come ti chiami. Allora, io sono Giusa Pazzi, vivo ad Amsterdam. Yeah! Allora, dicevo, allora questa però. Allora, io ho detto no? 2023, proprio specificato a Capodanno mentre mangiavo la lenticchia. Basta, no buy, non voglio comprare niente a meno che non ci siano, che ne so, palette con come stavo per dire una cosa blasfema, però palette con particolari, molto particolari e ad un prezzo umano. Ecco, in quel caso allora io posso fare uno strappo alla regola, altrimenti se ne parla direttamente al mio compleanno, che è a fine luglio. Quindi mettiamoci l'anima in pace. Giusto palette, basta. Basta palette, abbiamo pieno cassetti, mobile pieno. Sfruttiamo quello che abbiamo. Però questa è prima, cioè quella tizia che io ho contattato su Vinted, praticamente, ma vi sto parlando di novembre, perché lei poi a un certo punto ha detto: guarda, io devo partire, devo andare al paese mio, chissà quest'anno annata, e se vuoi te la tengo, oppure te la posso spedire, non mi ricordo com'è, te la posso spedire quando torno. Io, ma certo, figurati, figurati, figurati un po'. Io quindi in tutto l'ambaradam me lo sono scordato, quindi Black Friday, Monolith, soldi di qua, soldi di là. Questa è tornata e mi ha scritto io, porca paletta, però non potevo lasciarmi scappare questa bellissima palettina di Kaleidos, che è un quad, si chiama Glowing Iris. Che è, se voi andate sul sito, ci sono tutti e quattro i quad, che è uno di viola, uno di marroni, uno di grigi, poi c'è un altro viola più, cioè vedete, è nuova. Potevo mai io lasciarmela scappare? Ma mai e poi mai nella vita. Vedete anche col cosino, la plastilina, questo molto carino, il pack e tutto quanto. Diciamo, ci sono tutte queste palettine qui. C'è anche un prezzo di per tutto.
tutte quante che è inferiore al prezzo di una singola, se non erro. Che se non avessi la moltitudine di palette che ho, sarebbe da prendere, perché comunque le polveri di Kaleido sono buone e iperpigmentati, matte, burrosi, shimmer sono, mamma mia, la fine del mondo. Però voi capite che c'ho tante palette che potrei descrivere così, e quindi, ahimè, 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 mi accontento di quello che trovo di usato, diciamo usato in buono stato su Vinted. Quindi questa non è da mettere nel nuovo anno, è da mettere una cosa vecchia che è arrivata adesso. Ah, perché è arrivata adesso? Perché poi questa mi fa, guarda, sono tornata, però nel frattempo si era fatto fine dicembre. Io fine dicembre ho detto, sì, ma io devo andare in Italia. In Italia è un casino per farsi spedire sta cosa, perché il punto di ritiro, non so dove sta, insomma, tutto complicato. Allora ho detto, senti, se puoi mi aspetti quando torno il 6 gennaio, lo faccio e me lo spedisci qua. Lei è tanto carina, ha detto, sì, non ti preoccupare, e quindi alla fine sono riuscita ad averla e adesso la smantrusiamo insieme. Però dopo lo smantrusamento di questa palettina, che sarà breve perché sono solo 4 cialdine, c'è una surprise for you guys. La volevo fare prima della fine dell'anno, ma tra una cosa e un'altra, parti, valigie, eccetera, eccetera, l'ho rimandata. Allora, quindi smantrosiamo prima la palette. Lo so, io quando vedo i viola e i verdi, che devo fare? Il mio corazon. Oh no, mamma mia, non la voglio toccare. Oddio, che bella! Oddio! Vi devo da dire? Che vi devo da dire? Vabbè, poi ovviamente faremo, insomma, il video dove ci sarà un'applicazione, insomma, faremo un po' di look, dai, che non vuoi fare un po' di look con questa meraviglia? E adesso questo. Oh, che carino, mio Dio. Qui ci vuole una mano. Oddio. Aspetta. Che carino, raga. No. Bella. Bella. Sono felice. Sono felice. Molto, molto felice. Ok. Bene. Adesso che l'abbiamo toccata e che mi sento meglio, tolgo la plastica. Però ci stanno i nomi. Vabbè, dai, ma chissà, cioè, anche quando li descriverò, cioè, viola scuro, viola chiaro e viola chiarissimo, voglio dire, cioè, bisogna mettere i nomi, E, no, perché io non sopporto, io butto via tutto, io sono anomala in questo, lo so, e poi, infatti, se mai dovessi rivendermi qualcosa, non me lo vendo, perché ho buttato tutto, scatola, plastichina, però c'è da dire che io sono così oculata nella scelta che difficilmente vendo delle palette che... Insomma, per cui sono stata lì a pensarci, adesso la faccio. Vendo qualcosa che mi è stato regalato, che non, allora la vendo nuova, manco aperta, allora ci sta. Ah, e poi volevo dire, a proposito di questo, allora, ma secondo voi, no? Allora, sempre la solita cosa di Vinted. Allora, finché una cosa è nuova, ok? Difficile, diciamo, da reperire, nel senso che a questa ci devi aggiungere, che ne so, una decina d'euro se non di più di spese di spedizione. Allora io ci sta che tu me la vendi a prezzo pieno, nuova, in tonsa, ci posso stare, me la vuoi vendere a prezzo pieno, ok. Però, allora, una cosa reperibile, che costa, per esempio, ho visto l'altra volta, l'altro giorno, una palette di Adept Cosmetics, che adesso la puoi trovare su Monolith. È vero che vanno sold out, però loro comunque si riforniscono e te lo dicono, guarda, ritornano. Non mi puoi vendere una palette di 70 euro più 10 euro di spese di spedizione, quindi 80 euro nuova? Ok? Quindi non stiamo parlando di limited edition, stiamo parlando che in quel momento momentaneamente va sold out e poi torna. Quindi tu, se ti fissi che vuoi quella lì, aspetti e poi l'avrai prima o poi. No, su Vinted tu me la vendi a 130. 140 euro, una palette tra l'altro non solo
usata, aperta, ma smantrusata, quindi l'hai usata. I shimmer, ma io l'ho solo swatchata. Ho capito, ma non può, cioè, ma è fuori di testa sta cosa, raga. Cioè, io vorrei scrivere, poi tutti i francesi, quelli, io vorrei scrivere a sta gente. Cioè, ma se può vendere sta roba, cioè, devi vedere, la vuoi 70, 60 euro, eppure sono tante perché l'hai smantrusata, ma se no, cioè, ridicoli, ridicoli, io vorrei veramente mandare, ogni volta che vedo queste cose, mandare, ora per esempio, pure, ho visto la limited edition di Kaleidos, la pellettina quella, flower qualcosa, flower punk forse, e quella non c'è più, out of stock, quindi ci sta, che tu da quanto costa, non mi ricordo, 50? La puoi vendere a 70. Perché comunque stiamo parlando di una palette vecchia. Se è out of stock da un sacco di tempo, tu questa palette che mi stai vendendo è vecchia. 135 euro. Allora, c'ha senso se uno è collezionista, nel senso che le prende, le mette lì e non le usa. Però sei un ladro. Sì, sei un po' ladro. Vorrei scrivere, cioè, non si può. Ma, cioè, queste cose veramente. Però, fortunatamente, questo fa sì che io compri sempre meno su Vinted. Detto questo, allora, io vorrei. Allora, ho raccolto un po' di prodotti nell'arco del tempo. Prodotti che mi piacciono, prodotti che sono riuscita a reperire fisicamente. Vorrei fare almeno due regali alle persone che mi seguono su YouTube, quindi non è un giveaway, è più un vorrei regalare a due persone in modo casuale dei prodotti. Quindi ho pensato, chi vuole, perché poi magari, che ne so, io scelgo qualcuno dai commenti e quel qualcuno dice: guarda, a me non me ne può fregare di meno, quindi io adesso faccio una foto, non so se faccio una foto ai prodotti e ve la metto qui. Oh, se non voglio descrivervi il prodotto, faccio una foto alle due cose, due scatoline con i prodotti che ho fatto. E chi vuole partecipare a questa, cioè a selezione, nel senso che io farò un'estrazione tra le persone che vogliono partecipare. Certo, se vuole partecipare solo uno, è ovvio che io do tutto a quella persona. Quindi ho pensato, chi vuole partecipare a questa cosa, nel senso che gli fa piacere, a me fa piacere dare un regalo alle persone che mi seguono e che ovviamente sono presenti sul mio canale. Quindi le persone che non sono presenti o comunque non, a cui non gliene importa nulla, ma vogliono solo i prodotti, possono anche partecipare, ma non verranno. Cioè, è inutile ve lo dico, no? Posso dire, faccio anche su Instagram quando faccio, diciamo, i giveaway su Instagram, io lo dico, cioè quelli che partecipano e mettono commenti così a caso che non mi hanno mai cagata, ma io pure se esco in stazione, ma non gli regalo niente perché non è giusto verso chi invece mi supporta e che ringrazio e che vorrei ringraziare anche in questo modo. Quindi, se chi vuole partecipare a sta cosa, mi scrive nei commenti del video il suo chiocciola nome Instagram, in modo che io mi segno i nomi Instagram, faccio l'estrazione e poi vi contatto su Instagram e vi dico: guarda, hai vinto, dammi l'indirizzo, non perché te voglio venire a casa, ma perché ti voglio mandare un regalo. Detto ciò, io veramente non smetterò mai di ringraziarti perché comunque anche se non cresco, cresco lentamente, quello che è. Comunque, le persone che mi guardano sono sempre molto carine, insomma, mi piace comunque aver costruito una sorta, un minimo di rapporto epistolare con queste persone. E quindi questo è un modo per dirvi grazie e spero che di riuscire, insomma, a fare sempre più pacchettini. Per ringraziare un po' tutti piano piano, questa è la speranza. Quindi mi raccomando, follow, like, commento e attivate la campanella. Un po' che non dicevo della campanella, attivate la campanella. E niente, ciao.